miei carissimi milanesi, ci sono date che ricordiamo senza problemi in questa città, date belle, il 7 di dicembre, ad esempio, Sant'Ambrogio, una data fondamentale, date che sono date di pagine nere della nostra città, il 12 dicembre, la bomba di Piazza Fontana. Ci sono altre date che a volte invece passano un po' così nel dimenticatorio. Sarà perché è complice l'estate, sarà perché è complice il caldo, il grande caldo di questi giorni, ma anche il 93 era grande e molto calda quell'estate e diventò ancora più calda dopo il 27 luglio. Il 27 luglio del 93 è il giorno, la notte anzi, in cui scoppia la bomba in Via Palestro davanti al PAC. Quella che a tutti gli effetti possiamo definire la strage di Via Palestro, perché saranno 5 le vittime di quel attentato, un attentato di mafia, bombe di mafia, qualcosa che fino all'epoca erano quasi incomprensibili, non si sapeva cosa fosse. Beh, fu una strage e una della una scia di bombe che fecero vittime e fecero breccia nell'istruzione anche democratica del nostro paese. Quest'oggi è il 27 luglio, il 27 luglio del 2022, sono passati 29 anni e questa sera vogliamo ricordare non solo le 5 vittime di quel vile attentato, ma soprattutto cosa significò per la nostra città e perché questo non riaccada mai. Questa sera mia Cristina Milanesi, qui con me in studio, Francesca Ragusa, referente di Unilibera, il presidio universitario di Libera, giusto? Sì. E collegato con noi da Napoli, se non erro, ma me lo dirà meglio lui, Nicola Perna, presidente dell'associazione Vigili del Fuoco Carlo La Catena, che è appunto una delle 5 vittime di questo vile attentato. Buonasera Nicola, benvenuto. Buonasera a te, grazie per l'invito. Da dove sei collegato Nicola? Appunto dicevamo da Napoli, giusto? Da Napoli, era giusta la tua indicazione. Perfetto. Ricordiamo Nicola che appunto Carlo La Catena, tu sei il cognato di Carlo. Il cognato, sì. Sei stata una delle 5 vittime di questo attentato, che insomma, le vittime di attentati sono sempre delle brutte cose. Questa volta io dico è ancora di più perché erano 4 persone, poi c'era il povero senza tetto, no, avventura ambulante che era lì di passaggio, poverino, ma erano delle persone che stavano lavorando oltretutto in quel momento, perché appunto Carlo fu chiamato sul punto dell'esplosione perché era un vigile del fuoco e da una macchina usciva del fumo, giusto Nicola? Giusto, furono chiamati da una pattuglia della polizia locale di Milano per una macchina fumante, si pensava a un inizio di incendio e avvertirono chiaramente i vigili del fuoco. Il distaccamento più vicino è quello di via Marcello, quindi diciamo a pochi centinaia di metri da via Palestro, dopodiché avendo questa chiamata che sembrava un intervento di routine di spegnere un'auto, diciamo tutto questo non avvenne. Dopo pochi minuti si recarono sul posto, arrivarono il tempo necessario per guardarsi intorno, aprirono un po' la macchina per capire come bisognava intervenire per spegnere l'incendio e si accorsero di questo grande involucro con dei fili, con dei sistemi elettronici e avvertirono subito il loro comando dicendo che c'era un ordigno e si chiedeva l'intervento degli artificieri. Riuscirono giusto a dare l'allarme, riuscirono giusto ad allontanare quei pochi che c'erano nelle vicinanze. Il loro lavoro di quei pochi minuti è stato veramente di mettere in sicurezza il territorio e salvare delle altre vite umane. Questo è quello che sono riuscito a fare. La questione di Idris, purtroppo lui dormiva sulla panchina, non fu nemmeno visto, non stava seduto, quindi stando disteso sulla panchina sfuggì al controllo del territorio. Quella fu l'unica vittima dei civili, poi ce ne furono 12 di feriti, ma piuttosto lievi, tra cui altri vigili del fuoco. 12 feriti, grazie anzi al lavoro che appunto hanno fatto Carlo, i colleghi della municipale, anche insomma, che sono riusciti appunto a allontanare il più possibile tutti perché si riuscisse a tamponare la situazione. Oltretutto ricordiamo, Musafir Driss, appunto, era un venditore ambulante, era sdraiato su una panchina
relativamente vicina. Sì, no? Ed è stato colpito da un pezzo di lamiera, quindi era all'interno del parco. Una grande esplosione. Sì. Ricordaci un po' appunto quello che successe quella sera, Francesca, come andò a finire e soprattutto magari, anzi, con te, visto che parliamo di mafia, partiamo da lontano, cioè come si arriva all'attentato e alla bomba di Via Palestro? Allora, l'attentato alla bomba di Via Palestro si inserisce nel contesto della trattativa Stato-mafia, quindi che avvenne nel 93 dopo le stragi nel 92. Le stragi del 92 che scossero il paese portarono a un tentativo di trattare con appunto Cosa Nostra da parte di alcuni organi corrotti dello Stato. Quindi Cosa Nostra decide di uscire dalla Sicilia, di colpire al di fuori della Sicilia soprattutto il patrimonio artistico culturale italiano, in modo tale da ottenere di più rispetto a quel famoso papello di Totò Riina, che aveva delle richieste che non potevano essere soddisfatte in toto, ma per aumentare la loro forza contrattuale decidono di uscire dalla Sicilia e di colpire appunto il patrimonio artistico culturale nel corso del 93. Il 27 maggio del 93 scoppia una bomba a Firenze che uccide 5 persone. Il 27 luglio scoppia prima la bomba in Via Palestro, che appunto uccide Alessandro Ferrari, vigili del fuoco, Carola Catena, Sergio Pasotto e Stefano Picerno, vigili del fuoco, e appunto Musafir Driss. Ma successivamente scoppiano due bombe a Roma, fortunatamente non fanno feriti, non fanno morti. Ma la cosa sconvolgente, che non si ricorda spesso, è che quella sera saltano le comunicazioni a Palazzo Chigi, cioè Ciampi rimane isolato per la prima volta e viene poi detto che si temeva che ci fosse un colpo di Stato, quindi fu effettivamente una notte molto spaventosa e che ha messo in pericolo le istituzioni democratiche del nostro paese, e quindi la strage si inserisce in questo contesto. In un contesto appunto in cui poi c'era anche una bomba non esplosa poi allo Stadio Olimpico, esatto. E i primi giorni di maggio un attentato a Roma doveva essere rivolto verso Maurizio Costanzo, in cui per fortuna anche lì non ci furono vittime. Insomma, era una situazione davvero davvero complicata. Nicola, Carlo quella sera andò al lavoro, però come tutte le altre sere tranquillamente a fare il suo lavoro, giusto? Scusa Nicola, ti ho perso un attimo la comunicazione, dimmi pure. Dico, lui veniva da Napoli, tornava da Napoli per portarsi lì a Milano per prendere. Quindi questa situazione era proprio legato al senso del dovere, al senso di essere preciso con gli impegni assunti. È andato lì 25 anni, ricordiamo anche l'età perché è importante dire anche certe cose, ed era effettivo vigile del fuoco in termini di calendari appena da 40 giorni di servizio, se no ne avrà fatto 10-15 con le turnazioni e quant'altro, quindi è entrato con tanta voglia di fare, perché era una persona veramente straordinaria, una persona veramente rivolta agli altri come persona, e lo si nota nella strage, che non si è risparmiato in nulla, anche sapendo che lì stava questo esplosivo, quindi ha mantenuto fede al suo giuramento fatto al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, quindi di quello di difendere i cittadini, il territorio e Nicola, giusto per non appunto dimenticare la sua memoria, il suo atto di eroismo, si potrebbe dire, un anno dopo praticamente la strage, anzi meno, avete aperto la vostra associazione, giusto? Sì, abbiamo fatto un'associazione, volevamo che fosse un comitato di Via Palestro, però purtroppo per ragioni diverse non c'è stata questa voglia di partecipare, o non c'era ancora quel senso del fare, e noi decidemmo comunque di procedere da soli, e quindi mettiamo il nome di Carlo, però nello stesso tempo sotto la bandiera dell'associazione Carlo La Catena noi ricordiamo tutti i morti di Via Palestro. Noi siamo un po' come la sentinella, siamo sempre stati vigili a tutto ciò che accadeva, abbiamo cercato con le nostre attività
di essere antimafia nel senso di creare quelle attività di sviluppo del territorio come antidoto alle mafie, perché parlare di mafie ma senza far sviluppare il territorio è come non diamo la cura giusta a quello che sono le malattie sociali che poi ci portano alla delinquenza e a questo malvivere. Nicola, anche per anzianità un po' lo chiedo a te, non a Francesca, appunto perché tu c'eri, noi due avremo appunto quell'età, Francesca invece non c'eri neanche nel 93, infatti, no. Quindi tu non puoi farmi questo paragone. Invece chiedo a te, Nicola, cosa è cambiato dall'epoca? Questa lotta di cui parli, come sta andando? Sta dando i suoi risultati? Ci sono tante cose che ci sono cambiate, sicuramente sono cambiate, ma nella sostanza diciamo ci sta un miglioramento, c'è stato per degli aspetti. Diciamo c'è questo accanimento contro la mafia anche voluto per la morte di Falcone Borsellino, che in un certo qual modo ha inasprito di più l'animo di noi cittadini, quindi ha dato un maggior impulso a quello che è il senso della legalità o il rispetto delle regole, dello Stato di diritto. Sono tutte quelle cose che servono a poter andare avanti, e ha dato vigore, come se fosse una rivincita contro questo malessere che ormai degnava nel nostro paese. Il discorso di queste stragi volute per destabilizzare il nostro Stato, volute per rendere più morbide o più accettabile la punizione del 41 bis, ha scatenato tutte queste cose. Tutto questo nasce dal maxi processo che volle Falcone, e quindi creò questa situazione di inaspettata da parte della mafia di avere tante persone che andassero in galera, ma certo, non solo in galera, ma con una certa rigidità di pena. Ecco Nicola, all'epoca si parlava di mafia, negli anni, ormai sono passati più di 30 anni appunto da Borsellino, 29 anni dalla strage appunto di Via Palestro, ormai abbiamo capito che non si parla più di mafia ma si parla di mafie. Abbiamo imparato anche a riconoscere dagli nomi e cognomi, a sapere quando si parla di Camorra, quando si parla di 'Ndrangheta. Le nuove generazioni sembrano conoscere anche bene queste organizzazioni e cercano di starci lontano, però insomma c'è sempre un certo appeal di queste organizzazioni in certi territori. Come mai? Secondo me il discorso della mafia è cambiato, nel senso che non c'è più questi grandi attentati o grosse attività di violenza, ma c'è una mafia più attenta, una mafia più finanziaria, una mafia più speculativa, una mafia che si riesce tranquillamente a inserirsi nei settori produttivi dove c'è il grande business. È lì che oggi la mafia ha le sue radici, è lì che cura i suoi interessi. Quindi bisogna seguire quello che è il filone di Falcone, quello di seguire i soldi affinché si possa arrivare a chi effettivamente fa queste attività illecite a danno della comunità. Anche queste guerre di questo ultimo periodo non sarà terra fertile per la mafia, la questione dei finanziamenti dell'Europa sarà terra fertile per la mafia. Ci stanno tutti questi grandi movimenti di questo prossimo autunno che a me personalmente mi spaventano. Chiaro. Perché ci saranno sicuramente delle grandi speculazioni dove noi cittadini, persone più semplici nel questo tessuto sociale, saremo sicuramente bersagliati, e quindi lo Stato ci deve difendere. Ripeto, noi come associazione cerchiamo di fare la nostra parte come sentinella, cercando di dare il nostro contributo a quello che sono le istituzioni repubblicane del nostro paese. E questo c'è da dire. La Nicola, questione che poi faccio, scusami se ti interrompo, ti dico un'altra nota, la questione che forse la strage di Via Palestro se ne ricorda poco, non so se è solo voluta dalla questione del periodo estivo, c'è da dire che è una strage un po' insolita, è l'ultima delle stragi dove ci sono morti ammazzati per mafia con azioni terroristiche. C'è da dire che è l'unica strage dove si colpiscono diciamo dei servitori dello Stato che sono squadre di soccorso. C'è da dire che, come diceva
la dottoressa, era il periodo che si cercava di destabilizzare realmente lo Stato con un forse colpo di Stato, e quindi è questo che forse si evidenzia. Per questo motivo diciamo la strage di Via Palestro, perché ha troppi incroci da dare risposte, quindi meno se ne parla, forse meglio è. Però, e allora Nicola, ti chiedo, prima di salutarti, ti chiedo questo allora Nicola: come possiamo, appunto per non andare anche noi in coda al silenzio, come possiamo ricordare Carlo in chiusura? Come possiamo ricordare Carlo in chiusura? È il modo migliore per ricordare Carlo in chiusura, ma non solo Carlo, tutte le vittime del dovere del nostro paese, che con i loro sacrifici ci hanno dato l'opportunità di vivere questa libertà che oggi noi viviamo, è quello di iniziare a vivere con il senso civico, con lo Stato di diritto, ad essere un po' più cittadini e meno egoisti di noi stessi, iniziare a contribuire a quello che è lo sviluppo del territorio, perché nello sviluppo del territorio ci sta lo sviluppo della nostra famiglia, dei nostri figli, diciamo lo sviluppo sociale. Quindi se io devo ricordare Carlo oppure fare una chiusura, il mio invito è di dire ai cittadini, ai miei concittadini, di essere più presenti nella vita sociale affinché tante situazioni possano essere cancellate o perlomeno saranno meno incisive nella nostra vita sociale. Nicola, grazie davvero, grazie non solo per essere collegato con noi, ma grazie per l'associazione che avete fatto, grazie per essere sentinelle della legalità, come dicevi poco fa, grazie davvero e grazie a tutta la vostra associazione. Grazie a voi di avermi dato questa opportunità di farmi ascoltare dai nostri concittadini, è un contributo essenziale quello che voi fate come giornalisti. Grazie veramente di cuore. Grazie mille ancora Nicola Perna, presidente dell'associazione Vigili del Fuoco Carlo La Catena. Continuiamo invece a parlare con Francesca, perché Francesca ha detto una cosa interessante prima, Nicola, diceva la mafia non è più quella che c'era una volta, no? La mafia ormai è quella finanziaria, la mafia è quella con i soldi. Però nel 93 c'era chi a Milano si ostinava a dire che la mafia non esisteva a Milano. Erano gli anni in cui appunto scoppiano le bombe, sono gli anni poi in cui inizierà ad arrivare, è vero, non arriva forse la mafia siciliana, ma arriva ad esempio la 'Ndrangheta. Beh, in realtà era già presente dagli anni 60, ecco, la 'Ndrangheta. Che cosa è successo perché noi ormai finalmente si possa dire che esiste, ma continua però a esistere? Allora, diciamo che il motivo per cui si pensava che la mafia a Milano, o al nord in generale si può dire, non ci fosse, una serie di fattori che hanno favorito lo stare nell'ombra della mafia, soprattutto la 'Ndrangheta a Nord Italia, perché ha sfruttato il cosiddetto cono d'ombra dell'informazione che non ricercava la mafia al nord, e soprattutto la mafia al nord si è sempre concentrata maggiormente nei piccoli comuni piuttosto che nei grandi comuni, e questo ha favorito una grande crescita pressoché indisturbata. Si può dire che anche oggi non tutti accettino il fatto che la mafia è presente al nord Italia quanto al sud, e soprattutto anche sulla strage di Via Palestro bisogna ricordare che fino al 2013, quindi fino a 20 anni dopo la strage stessa, la targa in Via Palestro non recitava strage mafiosa, ma vittime di un vile attentato, e solo nel 2013 la targa è stata modificata chiamando quella strage col suo nome. Quindi una grande difficoltà ad accettare che il fenomeno mafioso è presente appunto nel nord Italia dagli anni 60, quindi non è arrivato negli anni 90, era già presente, magari anche perché per lo stereotipo che abbiamo dell'idea di mafia non si vedevano le stesse caratteristiche che potevano esserci in Sicilia, per esempio. Però di fatto la mafia è presente al nord Italia da molti anni e è ancora oggi presente e ha un controllo del territorio molto profondo. Come e che cosa fanno le varie mafie sul nostro territorio e come possiamo fare per difenderci o soprattutto per individuare e magari non aiutare? Domanda difficile, ma quello che la faccio sempre a tutti quelli che vengono a parlare di mafia, però, perché sì, secondo me noi cittadini abbiamo bisogno di quello, no? Certo. Cioè, riuscire non tanto a difenderci dalla mafia, ma a difenderci nel non farla entrare nelle nostre vite e soprattutto nel non aiutare le loro vite.
Diciamo che il nostro scopo come Libera è anche fare informazione proprio per questo, per poter riconoscere cos'è la mafia, come agisce nel nostro territorio, ma può sembrare molto banale, ma un primo passo è sicuramente seguire le regole, quindi non cercare la strada più veloce, non abbandonarsi a determinati tipi di favori che possono poi innescare questo circuito. E quello che si può fare è studiare, quindi per esempio come presidio universitario noi andiamo in università e spieghiamo come la mafia si inserisce per esempio negli appalti, come si inserisce nel caporalato, come si inserisce nel traffico di droga e stupefacenti, quindi capire in che modo agisce in modo tale da riuscire a proprio non avvicinarci, sì. Però penso che la cosa più importante da fare sia superare lo stereotipo che abbiamo di ciò che è la mafia, capire esattamente come funziona, e ovviamente non possiamo farlo qui perché è molto un fenomeno molto complesso, per potersi distanziare da questo fenomeno. Il 93 sembra ieri glaciali fa, no? Pensando a quello che viviamo oggi, non c'erano i cellulari, non c'era internet, non c'era TikTok, cioè non so, sembra chissà sia quanto tempo fa, però appunto c'era la mafia che c'era prima e c'è stata dopo. Quando hai sentito raccontare questa storia la prima volta, cosa hai provato e come mai poi ti sei voluta impegnare nella lotta alla mafia e soprattutto in un presidio come quello di Unilibera che è proprio dedicata alla strage di Via Palestro? Ah, io ho iniziato a far parte di Libera quasi per caso, nel senso che qualche estate fa non sapevo cosa fare e ho visto i campi di Estate Liberi, che sono dei campi organizzati appunto da Libera sui beni confiscati, di impegno e formazione. È stata un'esperienza talmente forte perché è riuscita proprio a darmi l'idea di quanto fosse onnipresente all'interno della mia vita, cioè non della mia vita ma della vita di tutti, della quotidianità, ho deciso di tornare a Milano, perché questo campo non l'avevo fatto a Milano, e vedere cosa potessi fare sul mio territorio. E dirò la verità, in realtà prima di entrare nel presidio universitario io non la conoscevo neanche la strage di Via Palestro, non ne avevo mai sentito parlare, e questo è molto indicativo. Quando sono entrata nel presidio universitario mi hanno spiegato cos'è la strage di Via Palestro, ci siamo formati, mi hanno formata le persone che erano già all'interno del presidio, e ho capito l'importanza anche di sottolineare come queste vittime siano di Milano, come questo sia accaduto a Milano, e io di Milano, non è Milano provincia, ma comunque non ne avevo sentito parlare, e mi ha dato una scossa ulteriore. Se già ero molto scossa dai campi, dall'esperienza che avevo fatto, tornare nella mia città e percepire quanto io, una persona che oltretutto era in università, quindi com'è possibile che una studentessa universitaria non avesse mai sentito parlare di questa strage? Sicuramente anche mia pigrizia, però una grande mancanza, e quindi lavorare per colmare questa mancanza è fondamentale. Cosa avete fatto infatti in questi anni, cosa avete fatto per ricordare appunto anche la strage di Palestro, le vittime e il significato soprattutto che ha questo attentato? Sì, a parte formazioni interne per anche capire cos'è stata la trattativa, perché è un fenomeno complicato, ma che è bene conoscere, e poi oltre appunto a ricordare le vittime il 21 marzo, che è la giornata nazionale dedicata a tutte le vittime innocenti di mafia, l'anno scorso abbiamo per esempio fatto un'installazione in Via Palestro, abbiamo fatto 80 fiori bianchi di carta riciclata e abbiamo scritto le biografie di tutte le vittime e un breve foglio con la spiegazione della trattativa, e le abbiamo appese sulla cancellata del parco di Via Palestro di fronte al PAC, e effettivamente le persone si fermavano e leggevano, quindi era molto bello vedere che anche avesse un impatto, e partecipiamo ogni anno alla commemorazione ovviamente. Diamo appuntamento, questa sera c'è la questa sera alle 22.30 di fronte al PAC in Via Palestro. Quindi questa sera alle 22.30 se volete andare di fronte al PAC, appunto alla fermata Palestro della metro, lì dove c'è l'ingresso dei giardini di Montanelli, quindi insomma troverete appunto Unilibera e non solo, appunto per ricordare le vittime della strage di Via Palestro. Volendo prima, fate ancora in tempo, sono le 8, alle 21.30? Allora alle 20.30 ci sarà il concerto alle 21.30. 21.30, sì. Concerto al Monumentale. Sì. Molto interessante non solo per il concerto quanto anche perché da oggi fino a novembre al Monumentale sarà esposta un'opera d'arte di Maurizio Cattelan, donata al Comune di Milano, che non è nient'altro, mi passi nient'altro che il signor Cattelan, dei sacchi ripieni delle macerie appunto di Via Palestro, quindi insomma anche abbastanza simbolica, ma che tocca e fa capire anche l'entità, perché
vi sfido anche ad andare a vedere le foto veramente della bomba, è una grande breccia all'interno del palazzo, del PAC appunto. Quindi se qualcuno, siamo in chiusura, se qualcuno volesse sapere di più, volesse dare una mano, volesse entrare a far parte di Libera o di Unilibera, come si può fare? Beh, ci trovate su tutti i canali social, su Instagram c'è sia la pagina Libera contro le mafie nazionale, su Milano c'è Libera Milano e Unilibera Milano. Se ci scrivete sicuramente vi diamo tutte le informazioni che servono. Oltre al presidio universitario ci sono anche presidi territoriali per chi non è universitario. Quindi. Sì, beh, prima li contavamo fuori onda, sono più di 8 presidi. Sì, perché ci sono anche ben 3 presidi liceali, quindi all'interno liceali, delle scuole. Poi ce ne sono fuori Milano, quindi diciamo che Milano, città metropolitana, sono 8 presidi di Libera, insomma, far capire quanto è importante quindi rispondere ad alta voce e con gran voce alle mafie. Francesca, grazie davvero, grazie per quello che fate, grazie per aver fatto il presidio e grazie per aver dedicato il presidio alle vittime della strage di Via Palestra. Grazie a voi per averci avuti qui. Miei carissimi milanesi, questa è l'ennesima storia che sa un po' di silenzio, no? 27 luglio, è un giorno caldo, quindi pensiamo che sia meglio parlare di aperitivo, di andare al mare. Chi ancora infatti sta a Milano, sono gli altri, sono già proiettati verso le case del mare o di montagna, ma intanto a Milano, tutti i 7 luglio, ricordatevi che dobbiamo ricordare 5 vittime della mafia uccise da una bomba in via Palestro. Sono parole che di solito si usano per posti lontani, li usiamo per posti come l'Ucraina durante la guerra, oppure per le grandi bombe degli attentati nei paesi del sud-est asiatico, oppure chissà dove, ma no, non dovete andare chissà dove a pensare di ritrovare 5 vittime di mafia sotto una bomba. A Milano, in via Palestro, ci sarete passati tantissime volte, anche uno dei posti forse più belli di Milano, di fronte c'è un giardino stupendo, dietro una villa altrettanto stupenda, ma in quel posto, in quel luogo, dove c'è anche un museo importantissimo, proprio lì la mafia decise di colpire nel cuore la nostra città e di colpire i nostri cittadini e i nostri concittadini che morirono sotto quella bomba. Quindi, miei carissimi milanesi, ogni volta da avanti che passate da via Palestro, ricordatevi che quel nome, quel via Palestro, non è solo il nome di una via, ma è il nome anche di un luogo in cui noi milanesi abbiamo detto no alla mafia. Miei carissimi milanesi, grazie mille di averci seguito, come sempre ci rivediamo domani alle ore 18 qui in diretta su Milano News. Grazie mille, arrivederci, a presto.